Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Mi viene spesso chiesto se spiritualità e politica possano davvero andare d'accordo. È un interrogativo che non ho mai trovato una risposta facile, eppure mi affascina, come immagino affascini anche voi. Da una parte abbiamo la politica, che sembra un'arena in cui si combattono battaglie per il potere, si scende a compromessi, si difendono interessi di parte. Dall'altra abbiamo la spiritualità, che richiama un cammino interiore, un viaggio di crescita personale che aspira a qualcosa di più alto, al bene comune, ad una verità universale. Eppure non posso far a meno di pensare che queste due realtà apparentemente così distanti possano in realtà incontrarsi. La spiritualità, almeno come la vivo io, è ricerca di equilibrio e di armonia. Significa imparare a riconoscere l'umanità che ci accomuna, trascendere l'ego, orientarsi verso il benessere degli altri. La politica, nella sua forma più nobile, dovrebbe fare lo stesso. Non dovrebbe forse anch'essa mirare al bene comune, alla giustizia, all'equità? Quindi, in teoria, entrambe le sfere condividono gli stessi obiettivi, ovvero migliorare il mondo, alleviare la sofferenza, creare una comunità più giusta. Tuttavia, nella pratica, spesso si assiste al contrario. La politica viene corrotta da interessi personali, la spiritualità è confinata al privato, senza un vero impatto sulla vita relazionale e pubblica. Ma se guardiamo alla storia, scopriamo che in certi momenti la spiritualità ha saputo dare alla politica una nuova direzione, un'anima. Penso a Gandhi, che nel suo approccio alla politica è riuscito ad incarnare i principi dell'ahimsa, della non violenza. La sua lotta per l'indipendenza dell'India non è stata solo una battaglia politica, ma una rivoluzione etica, guidata dalla convinzione che ogni essere umano ha diritto alla dignità e alla libertà, ma che queste non si possono ottenere con la violenza. Certo, qualcuno potrebbe dire che Gandhi sia stato un'eccezione, ma non è così. Anche Martin Luther King Jr., con il suo sogno di uguaglianza razziale, ha portato la spiritualità nel cuore della lotta politica. Il suo messaggio di amore, il suo messaggio di fratellanza, non erano solo una retorica religiosa, erano un piano concreto per un cambiamento sociale. Il suo invito alla non violenza e alla disobbedienza civile nasceva da un profondo credo spirituale e ha scosso le fondamenta di una società veramente ingiusta. A questo punto mi chiedo, perché abbiamo separato così tanto la spiritualità dalla politica? Forse perché siamo disillusi, stanchi di vedere la politica ridotta ad una guerra di interessi, di promesse non mantenute, di corruzione. Forse ci sembra che la spiritualità sia qualcosa di troppo puro per sporcarsi con la lotta quotidiana per il potere. Eppure è proprio nella sfera politica che la spiritualità può dimostrare il suo valore. È proprio lì dove la vita comune si costruisce e si decide che i valori più alti dovrebbero trovare spazio. A livello storico ci sono esempi interessanti
di scuole spirituali e di movimenti esoterici che hanno cercato di influenzare la politica per il bene comune. Ad esempio, nell'Europa del XVIII secolo, il Rosa Croce, una confraternita esoterica, diffusero l'idea che la saggezza spirituale potesse guidare la politica verso un miglioramento sociale e morale. Questo movimento segreto influenzò profondamente alcuni circoli intellettuali, alimentando anche le idee dei primi movimenti riformatori. Allo stesso modo, i massoni, un'associazione iniziatica esoterica che ebbe un grande rilievo durante l'illuminismo, sostenevano e sostengono ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza, valori radicati in un profondo senso di spiritualità e anche di miglioramento dell'individuo e quindi delle società. Nel corso della storia, molte di queste società esoteriche, come i Templari o i Martinisti, si sono proposte di portare avanti progetti di riforma sociale e politica. I loro membri, spesso coinvolti nella politica e nelle decisioni pubbliche, cercavano di applicare i principi esoterici e spirituali alla gestione del potere e delle risorse. Anche movimenti come la teosofia, fondata da Elena Blavatsky nel XIX secolo, avevano un forte impatto culturale, promuovendo una visione spirituale che mirava ad unire le religioni del mondo per il progresso dell'umanità. Personaggi come Annie Besant, legata al movimento teosofico, furono coinvolti in lotte politiche per i diritti delle donne e, ad esempio, l'indipendenza dell'India. Inoltre, nel corso del XX secolo, alcuni gruppi spirituali ed esoterici si sono impegnati attivamente nel miglioramento della politica e della società. Il movimento antroposofico di Rudolf Steiner è uno di questi. Steiner credeva che lo sviluppo spirituale dell'individuo dovesse essere alla base di un rinnovamento sociale e politico. Le sue idee hanno influenzato l'educazione, pensiamo al sistema delle scuole Waldorf, l'agricoltura biodinamica e perfino la gestione delle imprese, con l'idea della triarticolazione sociale che promuoveva l'indipendenza di cultura, economia e politica per il benessere comune. Immagino una politica guidata dalla spiritualità come un fiume che scorre lentamente ma inarrestabile, trasformando il paesaggio che attraversa. Una politica che non sia più solo competizione per il potere, ma una collaborazione per il bene comune. Una politica in cui il successo non si misura dal numero di voti, ma dalla capacità di alleviare la sofferenza, di ridurre le disuguaglianze, di proteggere realmente i più deboli. Ovviamente il mio è un ideale, e so che la realtà è molto più complessa e ben più complicata, ma non posso fare a meno di credere che sia possibile. Ci sono stati momenti in cui uomini e donne ispirati da una visione spirituale hanno cambiato il corso della storia, e non con le armi o la violenza, ma con la forza delle loro idee, del loro esempio, del loro sacrificio. E credo che possiamo farlo ancora. Il mondo ha bisogno di spiritualità, non come rifugio, ma come forza trasformativa, giornaliera. Ha bisogno di una politica che si lasci guidare non dal cinismo, ma dalla speranza,
non dalla paura, ma dall'amore. È difficile, certo, ma forse è proprio per questo che vale la pena provarci. E allora torno alla domanda iniziale. Spiritualità e politica possono andare d'accordo? Sì, possono. E non solo, devono. Se vogliono un futuro più giusto, più umano, dobbiamo unire questi due mondi. La spiritualità ci dà la visione, la politica ci offre i mezzi per realizzarla. Separati sono incompleti, ma insieme possono trasformare il nostro meraviglioso mondo.